Ciao a tutti, il Games Week è finalmente iniziato, oggi si conclude la prima giornata e mi sembrava giusto il caso di fare un po' il punto della situazione. Qui siamo un gruppo molto eterogeneo, ci sono appunto i redattori di Eurogamer, tutti i grandi youtuber nostri associati e affiliati anche a Megatube. Mi sembra il caso di passare con le presentazioni, anche perché magari non tutti conoscete tutti. Allora, appunto, io sono Stefano Silvestri. Io sono Lorenzo Fantoni, redattore di Eurogamer, scusami. Se no qua ci mettiamo due anni qua. Giorgio Cappello di Paglia, youtubers. Il vostro caro Dexter, youtuber. Il Cina, youtuber. Legolas del 90, sempre youtubers. Medieval, youtuber. Luca Forte, redattore di Eurogamer. E alla voce Stefano Silvestri! Yeah! Allora, finalmente ci siamo. Qui la prima giornata si è conclusa. Mi sembra a caso di fare un po' il punto della situazione e chiedere quali sono le prime impressioni generali. Allora, chi di voi vuole prendere la parola e dire come gli è sembrata questa prima giornata youtuber? Cina! Vai. Vai Dexter, vai tranquillo. Allora, ho avuto modo di provare diversi giochi, le console di nuova generazione, Xbox One, PlayStation 4. Molto belle, molto fighe. Un po' litigarelle tra di loro, però molto belle. Esattamente. E ho provato Dead Rising 3, un massacro, un degenero di zombie totale. Mille armi, mille spappolamenti. Questo piace a tutti. E poi ho avuto modo di provare Killzone 3. Lo aspettiamo alla grande e altri giochi. Tu che giochi hai provato? Io ho provato l'Xbox One, una gran macchina, perché il pad pensavo fosse un po' ostico, ma insomma in mano sta molto bene, quindi l'ho provato e mi piace, mi garba, quindi se riesco a procurarmi anche la One prendo quindi la prendo al day one, perché proprio mi è piaciuta. La One al day one, per forza, un nome. Quindi niente, ho provato anche altri giochi, ho provato Assassin's Creed, ho provato qualcosa della Nintendo, carini, insomma, 3DS, sempre una gran garanzia. Lorenzo? Io ho giocato anche come loro, però l'evento più importante per me è stato, da vecchiaccio dei videogiochi, intervistare Nolan Bushnell, papà di Pong e Atari. È venuta fuori una bella chiacchierata, è stato veramente un momento molto importante per quanto mi riguarda, ma spero anche di trasmetterlo con l'intervista che leggerete poi su Eurogamer domani. Domani leggeremo l'intervista e niente, passerei la parola al mio collega dall'altra parte, agli Antipodi o agli Antani. Ciao a tutti, io oggi ho preso delle scopole al torneo di FIFA per giornalisti, sfortunatamente in palio c'era un Xbox One, un po' ci avevo fatto il pensierino, però sono uscito molto male, come anche qualcun altro, ma dubito che ve lo dirà. E oltretutto ho parlato con gli sviluppatori di Destiny, che hanno presentato per l'ennesima volta il gioco, che anche in questo caso per l'ennesima volta si dimostra molto interessante, molto affascinante, molto ispirato, e quindi non vediamo l'ora finalmente di mettere le mani sul joypad e provarlo, perché è l'ultima cosa che ci rimane da fare prima dell'uscita. Direi basta. Io ragazzi ho fatto un sacco di giri, ho visto tantissimi stand molto fatti bene e soprattutto anche le ragazze sono state molto belle, diciamo. Ho fatto anche alcuni video, Giorgio devo dirlo, taglio. Vabbè, comunque ho fatto un po' di giri, non ho provato molti giochi, anche perché alcuni giochi diciamo che erano soltanto dei trailer e non dei giochi veri e propri, quindi aspetteremo questa uscita di queste nuove console per vedere un po' come andranno le cose. Sì, io non parlerei tanto dei giochi, ma più che altro di un aneddoto. Appena sono arrivato, la cosa che mi ha colpito è stato trovare lo stand di Call of Duty Ghost divelto. È stato abbastanza interessante, cioè arrivate c'era un buco nella parete, fighissimo, dove praticamente i due avevano tirato giù. Giorgio? Ah, Giorgio, cosa hai combinato? Come hai fatto a tirarlo giù da solo? Ero lì, non so neanche di cosa parlate. Quelli che hanno tirato lo stand di COD stand di COD è lì in Mitra, c'era uno lì di Butterfield, c'è stato qualcuno di Butterfield, sicuro. Ovvio, sono concorrenti, è ovvio. Tranquillo. Perfetto, Medieval?
Allora, io oggi insieme al Cino ho fatto molti giri qua nella fiera, è stata una giornata secondo me incredibile, ho incontrato molti fan, abbiamo avuto l'opportunità di parlare ed è secondo me una cosa molto importante poter comunicare con uno youtuber, che alla fine lo youtuber comunica sempre ai propri iscritti ma non riesce mai a parlare direttamente con ognuno. Purtroppo non ho avuto la possibilità di provare le console nuove, questo ovviamente mi dispiace molto, però beh, dai, cercherò nei prossimi giorni di fare qualcosa di buono, ecco. Ripasso la parola. Va bene, con questo è tutto. A questo punto domani faremo il punto della situazione anche della giornata. Domani prova, mi raccomando, le console nuove, perché ci dovrai dare le tue impressioni. Basta, con questo è tutto, per cui a risentirci a domani col secondo giorno della Games Week. Ciao ciao!